Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Siphon Filter Dark Mirror e proseguiamo con l'episodio 2, parte 2, sezione di sicurezza D. Lian ha recuperato gli hard disk di Freeman e ha confermato i nostri sospetti. La sezione rossa è interessata a un qualche progetto segreto su cui stava lavorando la Chem Synth. Ora capisco perché mi hanno assegnato questa missione. Qualcuno a Washington sapeva della Chem Synth e voleva evitare una fuga di informazioni. Sappiamo che il genetista Chrysler sta lavorando su un progetto in qualche angolo di questa raffineria. Sappiamo anche il suo capo. Freeman stava collaborando con la NSA. Che si tratti di un progetto governativo? Continuo a non capire cosa c'entri la sezione rossa. Gabe Logan. Teresa, ci sono. Sto intercettando una conversazione tra Black King e uno dei suoi ufficiali. Me la passi? Gli esplosivi nella stazione di pompaggio sono in posizione. Aspetta che la pressione arrivi al limite in tutti i contenitori chimici e poi fagli esplodere. L'ha ricevuto? Devo raggiungere il laboratorio chimico. Ok, le mine laser sono in posizione. Nessuno potrà arrivare fin qui. Sei sicuro che con questa frequenza potremo passarci in mezzo, vero? Ehi, non preoccuparti, sei al sicuro. Teresa, questa sezione della raffineria è minata. Che... Farei meglio a mettere i visori e i DSU. Allora, qua facciamo così. Allora, questi li facciamo fuori. Io non so se devo sparare qua. Forse devo andare più lontano. Vedi, sì. Devo andare più lontano. E qua poi devo disattivare la valvola. Esatto, perché sennò, diciamo, l'esplosione mi arriva troppo forte in testa. Ecco qual è il problema. Attenzione. Apri il fuoco. Porca miseria. E sparando così alla fine mi viene comodo. Mi viene molto comodo perché io basta che mi muovo in orizzontale. Giù botton di proiettile non mi interessa. Qua dobbiamo fare attenzione. Di qua non si può entrare, giusto? Di qua neanche, qui neanche. Ok, queste sono tutte robe. Allora, qua però c'è qualcosa da prendere lì su. Ecco. Prova nascosto.
Allora, di qua abbiamo spento. Di qua abbiamo preso le munizioni. Pronti a muoversi. La squadra B sta per iniziare la sequenza di detonazione nella stazione di pompaggio. Ok. Questo lo abbiamo tolto dai piedi. E abbiamo una prova nascosta. E qua forse c'è qualche... Esatto, c'è qualche... interruttore da premere per farmi passare. Aspetta, ma io qua... Esatto. Avevo cambiato... Questo dovrebbe permetterci di andare via prima che scoppi l'inferno. Sei sicuro che avremo abbastanza tempo? Sì, abbiamo ancora un bersaglio in libertà. Dobbiamo essere sicuri che non possa disattivare questo affare dopo che ce ne saremo andati. Che diavolo è quello là? È lui, pezzo di idiota! Mandate rinforzi alla stazione di pompaggio, subito! Puttana Eva, che palle! Madonna, proprio fastidiosi! Ecco, vedi, così si vedono. Però guarda, loro ci passano e praticamente loro non succede nulla. Cioè, che infami. Cioè, veramente infamissimi proprio. Cioè, proprio infamissima. Bastardo. Anche ho due colpi soli. Ma dai, ma che cazzo di mirai? Aspetta, qua c'è sicuramente qualcosa. E invece no. Ok, qua dovrebbe finire la missione in teoria. Bomba disinnescata. Gabe, ci sei? Leon, rapporto. Sono mezzo chilometro a sud della raffineria. Ho trovato qualcosa che non capisco. Non ti sento bene, ripeti. Crateri nel ghiaccio. Ce ne sono a decine, ma nessun segno di esplosione. Sembrano termici, mai visto niente del genere. La linea è disturbata, cambia frequenza. Uno è largo 800 metri, vecchio di settimane. Non possono essere stati terroristi. Teresa, la comunicazione salta. Che succede? Pare che il problema sia solo nella zona di Leon. Ho ricevuto un segnale di Chrysler. Gabe, stanno per ucciderlo. Ci penso io.